Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Alaskan Road Trackers. In questo episodio il nostro signor Marian Giangiangelo farà un trasporto e piano piano ci avvicineremo alla nostra base, alla nostra roccaforte, ma nel mentre abbracceremo anche un albero. Amore parso la natura? Non aggiungo altro. Buona visione. Ok, caro signor Marian Giangiangelo, eccoci di nuovo qua, dove abbiamo lasciato la volta scorsa? Assolutamente sì. Allora, saliamo sul nostro camion e andiamo a destinazione. Perché? Perché abbiamo un lavoro da fare. Ok, mettiamo in moto la belva e muoviamoci. Allora, vedo con mio sommo piacere che sta piovendo. Che culo, sono contentissimo proprio, Allora, signor Marian Giangiangelo, dobbiamo trovare un benzinaio e fare assolutamente pieno, perché siamo un po' scarsini, ecco, mettiamolo così. E nel mentre dobbiamo raggiungere il nostro, la nostra destinazione, che si trova più o meno a 30 miglia. Allora, se mi va un pochettino più piano, io preferisco, perché è bagnato, si scivola, mica per altro, Se andiamo per campi, poi chi cazzo è che ci tira fuori? Abbiamo scoperto TOC. Che cazzo è TOC? Non ne ho la più pallida idea, ma va bene, va bene. È uguale, uguale. Ok, comunque siamo arrivati. Allora, sì, siamo arrivati. Dobbiamo girare poi giù in fondo a sinistra. Ok, buono. Perfetto. Allora, mi rallenti gentilmente. Mi tiri giù anche due marce. E giriamo a sinistra. Sì, giriamo a sinistra. Ok. Ok, allora, suppongo che il lavoro sia qui. Credo, non lo so. Andiamo. Sì, c'è qualcosa qua. Allora, ho scelto questo lavoro perché? Perché ci avviciniamo alla nostra base. Ok, ce l'abbiamo fatta scendere, non è stato difficilissimo, di più. Sì, si deve essere pagato qualcosa. Ok, eccolo qua. Ciao. Oh, salve signorina, è un piacere vederla. Allora, vediamo un pochettino. Facile con la patente D, patente D, patente A. Accettiamo questo lavoro. Ok, come si vede qui, dalla minimappa ci stiamo avvicinando, perché poi se andiamo a vedere il nostro quartier generale è qui, quindi non è neanche difficilissimo arrivarci. Ok, arrivederci signorina, è stato un piacere. Ok, andiamo dal... dove cazzo sta? Ah, eccolo là. Ok, ok, ok. Ok, saliamo in macchina e mettiamo moto, andiamo là. Ok, ecco qua il nostro semirimorchio, perfetto. Ok, a questo punto facciamo la manovra di avvicinamento e cerchiamo di agganciarlo. Vabbè, cerchiamo di agganciarlo, lo agganciamo, non è difficile, Cioè, ci riescono tutti, ci può riuscire persino lei, signor Marian Giangiangelo. Ok, spegniamo tutto e a questo punto scendiamo, agganciamo tutte le cose e poi partiamo. Ok, abbiamo agganciato la ralla, attaccato l'aria, tirato sulle zampe e a this point possiamo muovere? Assolutamente sì, andiamo! Ok, domanda stupida, possiamo passare anche di qua? Credo, non lo so, sì, a quanto pare sì. Meno male, ero già convinto di aver sbagliato, Allora, abbiamo 200 miglia da percorrere, perfetto, ok, va bene, va benissimo. No, non potevamo chiedere di meglio. Abbiamo pochissima strada da fare. Ok, non c'è nessuno, possiamo girare, perfetto. Ok, andiamo. Andiamo. Vabbè, sì, sono le solite 200 miglia. No, non è cambiato granché, Dovremmo andare. Sì, avremo un prossimo incrocio tra 17 miglia. Vabbè, dobbiamo andare sempre dritti. Ok, a quanto pare, per fortuna, ma per fortuna proprio tanto, ha smesso anche di piovere. Perfetto! Ok, andiamo. Mi sento un pelino più sicuro, perché la strada è asciutta. Ma dire un pelino più sicuro con alla guida questo animale strano qui, questo essere mitologico, è veramente un parolone, ma un parolone di quelli grossi. Ok, allora, ci mancano 160 miglia, due macchine da sorpassare, contromano, c'è una curva cieca. Va benissimo così, signor Marian Giangiangelo. Perfetto! Ok, e lì ce n'è un'altra. E noi ovviamente dove andiamo a sorpassarla?
Ma su un dosso, ma ci mancherebbe altro. Sia mai, prima o poi lo so. Prima o poi diamo una merdata contro qualcuno che non ci raccolgono, cioè ci raccolgono col bartolino delle olive e il cucchiaino, quello piccolo da caffè. Ma va benissimo così, va benissimo così. Ma pensa a te sto stronzo! Ma pensa a te sto stronzo! Ma porco il tuo! Levati! No, e quando gli picchi dentro, loro si inchiodano lì! Ti levi dai coglioni! No, non si leva dalle balle! Ma pensa a te! Ma pensa a te! Vabbè. Signor Maria D'Angelo, in parte colpa nostra, che si sappia, che sia scritta agli atti. Allora, c'è da dire comunque che il paesaggio è, lo ripeterò sempre, è veramente favoloso. È veramente bello. Wow, guarda quelle pale eoliche lì, poi sono spettacolari. Allora, io ci sono stato sotto delle pale eoliche del genere e posso assicurare... Che cazzo sono quelli là? No! Cazzolina, mi sono lievemente distratto. Ok, mi sono lievemente distratto. Assolutamente sì. Abbiamo sfasciato tutto? Assolutamente sì. Perfetto. Non chiedevo di meglio. Mi sono distratto a vedere i bufali. Sì, purtroppo. Vabbè, pazienza. Forse, per una volta non è colpa sua, signor Maria D'Angelo. Forse. Allora, comunque vedo che abbiamo danneggiato il carico, siamo al 90%. Questo potrebbe essere male? Assolutamente sì. No, senza l'assolutamente, è male, punto. Allora, comunque, devo dire, ci mancano 55 miglia, eh? Allora, devo dire che comunque le collisioni sono proprio da 0 a 0. No, non ho avvertito nessuno scossone sul volante, eccetera, eccetera. Il colpo, l'effetto acustico è stato semplicemente un tonk, ma nulla di che, ecco. Cioè, bisogna lavorarci parecchio su questo, gioco. Io te lo dico, io la butto lì. Allora, nel mentre comunque sta di nuovo iniziando a piovere, magari se evitiamo di dare una facciata contro quel camion, e qua c'è anche una curva, gradirei. Diciamo che gradirei, ecco sì. No, comunque queste dinamiche sono da rivedere, assolutamente. Non ho avuto nessun feedback a riguardo. Vabbè, era comunque una cosa che dovevamo testare. Perché questo gioco è un test, è una novità per me, per quello che mi riguarda. Poi per gli altri non ne ho la più pallida idea. Però per me bisogna, per ciò che mi riguarda, bisogna assolutamente testare ancora tutto. Ok, allora qua ci sono due macchine, c'è una curva e non si vede una ciolla. Noi cosa facciamo? Sorpassiamo! Vabbè, mi sembra che è giusto. Ok, andiamo avanti, ci mancano 20 miglia. Ok, siamo arrivati, a quanto pare sì. Freniamo, rallentiamo, grazie. Ok, siamo arrivati. Sì, siamo arrivati. Ok. Perfetto. Dove dobbiamo mettere sto coso? Ok, allora c'è. Ho visto cose per un attimo, Allora, c'è il parcheggio, abbiamo detto che è là. Ok, andiamo là. Ok, allora non dovrebbe essere difficile parcheggiare, In teoria. Se tutto va come abbiamo fatto, dovremmo essere dritti. Ok, no, sì, siamo dritti. Andiamo avanti pianino. La butto lì. Sì, no, siamo più che dritti, va più che bene. Ok, andiamo avanti e parcheggiamo. La manovra a biscia. Ok, abbiamo parcheggiato. La manovra a biscia funziona sempre. Ok, spegniamo il motore, stacchiamo tutto e andiamo dall'omino a farci pagare. Ok, allora abbiamo staccato aria, abbiamo staccato elettrico, abbiamo tirato giù le zampe e abbiamo sbloccato la ralla. Perfetto. Ok, andiamo dal... qui, da Codello, da questo qua. Oh, almeno qua in teoria non piove.
Salve, buongiorno. Allora, vediamo un pochettino. Abbiamo picchiato, eh? Allora, di esperienza ci danno 129. Allora, abbiamo 4 stelle, probabilmente perché abbiamo picchiato. Ti pagheranno 3.000 più 250. Ecco, vedi. Allora, abbiamo quasi 600 di penalità cargo. Ok, ci daranno 2007-2008, via. Va bene, ok. Ciao, tante belle cose, bacini. Ok, vediamo un attimino qua. Ah, allora. Ok, dobbiamo riparare i fari. Sì, vabbè, dopo la merdata che abbiamo dato mi sembra anche normale, eh. Ok, abbiamo riparato i fari e ovviamente si è buggato tutto. Ok, anche questo faro è da riparare, perfetto, vabbè. Comunque ci danno dei punti, ci danno dei punti abilità. Perfetto. Bastardo, abbiamo mancato. Ah, quando quindi lo manchi riparte da zero. Va bene, va bene. Ok, va bene, non è un problemissimo, eh. Ok, ci danno 5 punti esperienza. Che palle gioco però, lasciatelo dire. Ok, mettiamo a posto il film. Ah no, saliamo sul motore direttamente. Ok. Ah, ci danno dell'esperienza perché abbiamo... Vabbè, abbiamo sistemato il filtro. Allora, olio. Siamo messi a... No, vabbè, ce n'è. Ok, allora, è tutto sistemato. Perfetto. Allora, vabbè, sì, è tutto bagato. Assolutamente sì. Venite a tornare al nostro quartier generale, tipo? Lo butto lì? Ok, oltretutto, adesso sta anche piovendo di brutto. Ah no, si è placato. Improvvisamente si è placato. Va bene. Ok, chi siamo noi per lamentarci? Ok, torniamo al nostro quartier generale. Non manca, cioè non c'è molta strada da percorrere, eh? Ok, è successo cose? Sì, sono successe cose. No, non so perché il nostro camion si è piantato. Cioè, da 50 miglia è passato a zero. E poi si è ripreso. Vabbè, gioco. Lasciamo perdere, eh? Lasciamo perdere. Siamo andati fuori strada, assolutamente sì. Abbiamo evitato una pietra miliare? Assolutamente sì. Ne abbiamo evitato due? Assolutamente sì. Signor Marian Giangiangelo, non si guida così, eh. Io la butto lì. Allora, su questo fondo qua, bagnato, sto camion non tiene veramente una ciolla di niente. Dobbiamo assolutamente fare cose. Guarda come va dritto, guarda come va dritto. Oh. E neanche merda. Abbiamo evitato di nuovo un paletto, sì. E neanche col pompaggio riesce a tenerlo in strada. Il pompaggio vuol dire fare tipo ABS, cioè schiacciare e rilasciare velocemente il freno. Non riesce a fare niente. Se ti parte, ti parte. No, non lo tieni, ti va dritto. Vabbè, è una mica interessante. Magari si può migliorare qualcosina, non dico mica di no. Può migliorare qualcosina facendo dei miglioramenti al mezzo, che cazzo ne so io. Allora dobbiamo girare a destra qua, io l'avviso, la butto lì. Ok, andiamo pianino, anzi magari se mi tiro giù anche una marcia barra due non farebbe schifo, non farebbe schifissimo. Ok, vabbè, sarebbe bastata anche una marcia, però vabbè, noi andiamo sul sicuro. Nel mentre ci mancano ancora 16 miglia per arrivare a Casuccia. Perfetto. Allora, una cosa che non ho capito è perché ci mancano 10 miglia all'arrivo e tra 15 miglia noi dovremo svoltare. Ci sono quelle 5 miglia in più che non riesco a capire a cosa servono. Ecco. Allora, dobbiamo svoltare qua. Rallentiamo, grazie. Giriamo. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Ok, siamo arrivati a casa? Assolutamente pare di sì. Alleluia. Peccato che però non ci sia un viaggio rapido, la butto lì. Ok, andiamo a casa che dobbiamo fare cose. Ok, eccoci, casa, dolce casa. Ce la facciamo entrare? Grazie, la butto lì. Ok, eccoci a casa e andiamo a fare subito immediata... Ma che bello ambientino! Ma che bello! Con tutti i pipistrellini, chi cazzo è che l'ha fatto sta fare qua? E che... Gioco? Cosa minchia è sto coso?
cazzo è sta fare qua? Gioco! Ma cos'è? No, lo voglio sapere. No, lo voglio assolutamente sapere. Allora, cerchiamo di migliorare un pochettino tutto. Ok, eccoci qua. Andiamo su Manage. Ecco. Ok, allora. Noi quanto abbiamo? Noi abbiamo 31.000. Wow. Allora, il track workshop non ci serve al momento. Ok, però questo potrebbe servirci. Ok, la customizzazione. Cioè, possiamo modificare il nostro camion. Accattiamolo. Ok, andiamo un pochettino a vedere. Più che altro cerchiamo di trovarlo. Dov'è? Devo ancora capire te che cazzo sei, chi cazzo ci ha messo, ma va bene. Ok, allora, cerchiamo di trovare una soluzione. Ok, allora, non possiamo fare niente di tutto questo. A quanto pare no. Allora, non possiamo fare niente di tutto questo perché? Perché non abbiamo sbloccato... Anzi, no, lo possiamo sbloccare. Attenzione! Perché abbiamo un punto anche qua. E gioco, se me lo dicessi magari. Allora, possiamo sbloccare o le gomme oppure le modifiche base. Non so cosa potremmo fare qua, eh. Ok, sblocchiamo qua le modifiche base. Vediamo qualcosa. Ok, invece sulla personalità io sbloccherei questo. Che è praticamente il consumo del cibo cala del 5% più velocemente. Ok, adesso me lo fai fare? Sì, me lo fa fare. Ok, me lo fa fare, però andiamo a vedere cosa è che mi fa fare. E ragazzo, io te lo dico, fuori dalle balle. No, non ti ci voglio qua dentro, che poi mi scagazzi tutto in giro. Ok, però mi domando dove cazzo è che dobbiamo andare. Forse qua, sì, perché adesso qua è chiuso. Ok, proviamo ad avvicinarci col camion. Magari col camion ci fa entrare. Forse. Dobbiamo suonare. Ah, ok. Sì, siamo entrati in un modo o nell'altro. Ok, gioco, mi dice cosa devo fare? Perché soprattutto... No, non mi dice un cazzo. Ok, no, non si dice niente. Qui c'è un computer. Ok, qui invece... Ah, ma sono le personalizzazioni. Sono le personalizzazioni queste. Ok, vediamo un po'. Ok, vabbè. Prendiamoci questa? Prendiamoci quella, dai. Non possiamo fare altro? Il gioco dice no. Che inculata, che sola. Ok, vediamo... però dai, non è mica male il nostro camion così. Non è assolutamente male. Ok, gioco, mi aspettavo un po' di meglio, lo ammetto. Ok, possiamo tornare indietro, possiamo uscire? Come si fa? Ok, se suoniamo non ci fa uscire, quindi proviamo a fare così. Ok, sì, dovevamo fare così. Perfetto, ok, abbiamo ottenuto una cosa che non ci serve assolutamente a un caso di niente? Assolutamente sì. Ok, allora entriamo dentro e andiamo immediatamente in cucina. Sei ancora qua te? Te ne vai? Ce l'hai una casa? Devi venire a importunare me? A quanto pare sì. Allora facciamo una bella cosa. Ti mettiamo qua e dormiamo. Ah, ma anche qua abbiamo al massimo l'80%. Ah, che fregatura. Ok, dormiamo. Pensavo che qui arrivassimo molto di più. Invece no, arriviamo all'80%. Ok, siamo arrivati all'80%. Ci mangiamo queste. Mangi, grazie. Ok. E siamo al pieno. Siamo al 100% di vita, 100% di cibo e va da sé 80% di energia. Pensavo che qui sul lettuccio si dormisse, cioè si riposasse molto di più, invece niente da fare. Ragazzo, ti devi dare vado alle balle, io te lo dico. Ok, per ora fermiamoci qui. Dopo la facciata immensa contro quell'albero siamo riusciti a migliorare un pochettino la nostra base, il nostro quartier generale. Sinceramente speravo in qualcosa di più, non delle semplici... Sì, ha una semplice verniciatura, ma vabbè, ci può stare.
Nel prossimo episodio andremo avanti, sbloccheremo tante cose, faremo tantissime altre cose e tantissimi altri trasporti. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, e noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!